Salve a tutti e bentrovati da Gigi. Allora, altro video, sono tornato di nuovo a Pescara perché nell'ultimo viaggio ci ha preso sonno e quindi salvando non so perché mi sono ritrovato di nuovo a Pescara. Comunque, sono andato a fare alcune modifiche al camion, quindi nulla di particolare. Tabella ADR, vabbè, adesivo Erosei, adesivo L non mi ricordo che cos'è. E alcuni adesivi parte dietro 50, 60, 70, 80, 90, bandiera italiana e comunità europea, i d'Italia e la freccia a sinistra se volete sorpassare. E a parte questa attenzione in tedesco perché in italiano non ci pensate. Quindi per il resto, allora, io vorrei fare un altro viaggettino come sempre, quindi andiamo a vedere un attimo le offerte. Ho scaricato la Pro Mode, quindi adesso siamo in Pro Mode autonomo pescare, quindi devo riesplorare mezzo mondo. Adesso dove va? Dunyat. Facciamo Italia, imbarca a Bari, ci fa scendere a Igoumenista, Salonico e poi si scende a Porto Said. Ma oddio, 26 tonnellate è un po' tosta da tirare, però sono 21.000 euro. Carico pesante, consegna standard. Sa, non mi dispiacerebbe, sa. Lo devo prendere a cargo tras. Vabbè. Facciamo questo anche perché comunque i soldi mi servono. Ci facciamo questo viaggettino fino a Dumiat. Ok, accettiamo. Quindi col camioncione ce ne andiamo. Ah, ho messo anche l'estintore. Mettiamo la freccia, succede come l'ultima volta qua. Addirittura salgo sopra. Mettiamo di nuovo la freccia, non è che nei qualche tarallo asino mi rimetto in cabina che riesco a guidare meglio. Attualmente non ho ancora messo di nuovo gli autisti, anche se stanno là aspettando. Quando sarà il momento modificherò anche i camion degli autisti. Dargli qualche cavalluccio in più perché oddio, poverini. Andare in giro con un 320 non è il massimo. Allora, abbiamo detto che ci prendiamo questo. Ok, lo so, non abbiamo i parametri giusti perché è 26 tonnellate. Se non sbaglio è 26 tonnellate. Di ogni volta sto casino che non mi ricordo com'era. F5? F6? Eh sì, 26 tonnellate. Un bel po' pesantuccio. Ma a noi non ci interessa, noi lo portiamo di tutto. Anche se mi ricordo, mi parlo, non è in ADR. Se era in ADR avremmo guadagnato molto di più. Ok, pronti a partire. Accendiamo le lucette. Se mi rimorchio
Ovviamente Schwarzmuller. Sto cercando di capire cosa sto combinando. Ah, ok. No, prima che arrivano, vai, comincia a uscire, va. Andiamo a prenderci l'autostrada. Passato come se non ci fosse un domani, anche perché mi ero reso conto che non veniva nessuno. Di nuovo freccia. Siamo in cabina, chiudiamo sto qua e andiamo in direzione Bari. Io dico di fare imboccare l'autostrada, fare un taglietto perché poi diciamo che da qui a Bari l'autostrada sarà sempre dritta e di riavviarlo quando scendiamo in Grecia, perché lì la strada non la conosco e ci rivedremo là. Faremo un bel pezzo in Grecia. Però tutto sommato, oddio, se era il camion che porto io, in questo momento credo che stavo ancora a 20 all'ora. È il Renault Premium 4,60, ma rimane sempre un ranocchietto piccolo, pochi cavalli. Abbiamo imboccato l'autostrada. C'è una cosa che non dà l'impressione che a volte stacca da solo le luci. Sono accese, ma mi dava l'impressione fossero spente. Compagnia, mi sono portato la fidanzata.
Qua in teoria stiamo passando il casello di Termoli. Va bene, ragazzi, ci rivediamo tra un po' nel porto di Bari. Che ne dite? Ci vediamo lì, dai. Ci vediamo tra pochino. Tenersi a destra. Eccoci qua, siamo praticamente quasi arrivati a Bari. Questa è proprio l'uscita del casello di Bari. Si presenta così l'uscita del casello, proprio in questa maniera. Dove le prime due corsie sono del Telepass. Andiamo perché sto andando troppo veloce. Si presenta proprio così. Quindi per quanto riguarda l'uscita del casello di Bari, ci siamo. E ve ritiro. Adesso andiamo verso il porto e ci andiamo a prendere la nave per la Grecia. Ci più verso destra che non verso sinistra. Sicuramente c'è il limite di velocità qua, ma Bari esplorata. Com'è cade? Siamo fermi al semaforo. Fermiamoci. Adesso si riparte. Guarda questo come passa, come se non ci fosse un domani. Mettiamo questo qua perché io non mi ricordo effettivamente dove si va. No, non devo girare qua, devo girare più avanti. Cosa ho scoperto? Non lo so. Verde, quindi alla prossima giriamo. Tenersi a Ok, destra sì, e signori, poi non ti voltare a preoccupare, destra. ma faccio quello che dici tu. Poi c'è anche l'autovelox, fa mandapiano, se no prendo le Voltare a multe destra. come se non ci fosse un domani. Un camioncino, tutto a posto. Ma tutto sommato non è brutto, dai. Bel camioncino. Non so come mi è venuto in mente di farlo giallo, però. È carino giallo, mi piace. Mi piace, mi piace. Oh, qua siamo dentro Bari. Andare Bari dritti. centro, perché per andare al porto di Bari si va, arriva anche da Bari centro. Ho messo la freccia, ma non so perché. È verde. Ok, questo è l'ingresso del porto di Bari. Qua non mi ricordo cosa. Ah, per là per fare le foto. Qua c'è un distributore. Il momento a gasolio stiamo messo bene. Una freccia e ci Alla andiamo ad rotatoria, prendere la imbarcare. terza uscita. Sarà una nave della SNAV non, o della Tirrenia, ma sono sicuro che è SNAV. Uscire adesso. Degli specie di zig e zag va arriva la nave qua. Tutto sto casino. Allora. Post Nord. Quello saluta. Ciao, ciao. Allora, entriamo
sulla nave e ce ne andiamo in Grecia. Sto ricalcolando il percorso. Allora, dov'è che dovevo andare? Ah, qua, ecco, ok. 11 ore, quindi facciamo anche la pausa. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Allora. Non importa, È troverò un notte. nuovo percorso. Senti, senti. Fatemi vedere una cosa perché io non mi ricordo bene. Vabbè, luci frontali non ne ho. Ok, usciamo. È notte, quindi vedremo ben poco. Quindi immagino che si vada di là. Immagino che si vada di qua. Ok, troppe notte, me la devo godere di notte sto scorcio di Grecia. Allora, andiamo dritti. Quanta strada devo fare adesso in Grecia non mi ricordo. Comunque ne ho abbastanza. Andiamo in cabina. Oh, allora. Aspetta, che ore sono? Le 11. SOS. Sono riposato 11 ore. Ah, qua c'è la tua Velox. Anche se qui con 26 tonnellate, semaforo verde, ok. Qua 80 all'ora. Questa curvetta mi sembra un po' impegnativa. Dai, su, vabbè. 70 all'ora, diciamo in salita per tirare 260 quintali. Ci sta, va bene. Sono più che soddisfatto, anzi. Vorrò farmi prima o poi un giro anche con il mio ranocchietto, con il camion che guido io, cercherò di fare uguale, ma non è difficile, è semplicemente rosso, senza carene, senza niente. Una cosa è scomodissimo come camion, c'ha quel rialzamento della capottatura del motore, una rottura di scatole quando ti devi muovere. È proprio scocciante, scocci proprio. Allora, ah, casello, ma qua esiste il telepass? No, non esiste il telepass in Grecia. Si ferma al casello e paghi. Quando pago? 7 euro. Va bene, no, meglio di niente. Oh, un camion della Logwin. Erano anni che non vedevo un camion della Logwin. Lo vedo su Eurotruck. Questo con la Punto.
Quelli sono cartelli? Sì, sono cartelli. Canto di lanciarmi. 78. C'è nessuno lì. Ciao camion della Logwin. Non so quanto ci manca. Tantissima strada. Tutta autostrada. Molta strada. Tutti i caselli dobbiamo fare. Più avanti 7 più 4 parte nessuno. Fa fatica, senti, senti. 38. Dai, dai, che ce la fa, dai, 30. 37. Ce la facciamo. Quando durerà sto video per arrivare fino all'altro porto? Una curvetta di quelle cattivelle, questa la vedo, eh. Va bene, facciamo questo casello, stacco e ci rivediamo prima dell'altro porto, anche perché comunque essendo notte si vede poco e niente, quindi volevo vedere il paesaggio, ma niente da fare. Quindi facciamo. Che è successo qua? Sono tappato. Mi stavo uscendo una parola brutta e mi sono mantenuto. Però va bene, dai, ci stava, che mi facevano la multa. Sempre 7 euro. E niente. Va bene, ringraziamo il poliziotto, carabiniere, vabbè, Greco, e ci rivediamo tra un pochettino al prossimo porto. Ed eccoci di nuovo assieme, praticamente siamo arrivati all'ultimo imbarco, cioè al penultimo imbarco, no, sì, l'ultimo, perché dobbiamo sbarcare.
E il problema è che non mi ricordo dove siamo, quindi vedremo dove sto. E ho messo soltanto un'opzione che mi devo andare a vedere, a trovare un attimo un concessionario e preferibilmente un altro posto. Madonna, non so chi sono più tre. Un altro centro per l'impiego, come vogliamo chiamarlo. Quindi qua diciamo è l'ultimo casello da fare prima di imbarcarci. Ovviamente mi dispiace, è notte, hanno fatto la mucchiata qui. Fatto la mucchiata, non so, devo dire che in Grecia l'autostrada è molto più economica di quella italiana, eh? Molto più economica, 7 euro, 4 euro, insomma, non è molto, eh? Mi viene regalato. In Italia fai 20 km, paghi al momento 3 euro, 4 euro. Dobbiamo uscire qui a destra, se non sbaglio. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Ok. Andiamo qua a destra. Qui c'è, se non sbaglio, c'è anche un punto per dormire. O più avanti sarà un parcheggio, chissà. Sì, un parcheggio. Come fosse una tangenziale qua. Tenersi a sinistra. Mettiamo la freccia. Andiamo dritti, andiamo per, non lo so, le Calacori, Salonico, ecco dove siamo a Salonico, non so più come tramau, non so. Allora, devo andare a vedere un attimo quei punti interrogativi. Salonico esplorato, no, veramente sono appena arrivato, quindi non l'ho esplorata. Però, vero, però, Alla attenzione, rotatoria queste prendere la rotonde seconda uscita. sono un po' bastardi, questo gioco. Allora, vado qui, posso Uscire andare adesso. dritto. Tenersi a sinistra e poi voltare a Sì, mi sinistra. sinistra, tranquilla. Attualmente è anche Voltare a sinistra. verde. Eccolo là. Mannà, per un attimo. Per un attimo. Vabbè. Allora. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare Ferma, va. a sinistra. Sveglia! Partendo. Sto cercando un nuovo percorso. Si cerca, cerca. Voltare a sinistra. Allora, qua c'è il concessionario Mercedes. Ok. Quindi quell'altro punto interrogativo è un centro per l'impiego. Riorientamento. Belli Mercedes. Cioè, bello, più che altro mi piace la location del concessionario.
Adesso vado un attimo al centro per l'impiego. Che sicuramente è quello. Sto cercando un nuovo percorso. Prepararsi a voltare a destra. Voltare Ok, agenzia del lavoro trovata. Provare a fare una manovra un po' che non si potrebbe fare, ma noi la facciamo lo stesso. Vai, chiusura quasi a portafoglio. E torniamo indietro. Andiamo a prendere. Sto ricalcolando il percorso. La nave. Già sento che c'è una macchina Voltare dietro, a anche destra. senza. Meglio che Prepararsi suono. a voltare a destra. Voltare Semaforo rosso. a destra. Dopo sto viaggio credo che devo vedere un po' di semirimorchi da comprare. Devo trovare qualche semirimorchio. Non so quale perché ne sono usciti anche di nuovi. Quindi vorrei anche un po' vedere le configurazioni. Cisterna molto probabilmente, però ho visto che sono uscite delle vasche. Mi Tenersi a pare destra. della ghiaia che si può comprare, un pianale con sponde, quello Alla va rotatoria, benissimo prendere la per seconda uscita. il portare i mattoni. E poi non ricordo, mi sembra Uscire a dei destra. silos per il trasporto cemento sfarinati. E poi chi se lo ricorda più, anche Voltare perché a è sinistra. molto, ripeto, che non gioco. Ok, sono arrivato al punto di imbarco. Io metto la freccia che non si sa mai dov'è l'ingresso della nave più avanti. Che ci sta qualche poliziotto finanziere Ok, rompiscatole cerchiamo un nuovo o robe percorso. varie. Mi dici che ne hai cacciato la freccia. Non importa, troverò un nuovo percorso. Ok, allora no, non devo andare là, non devo andare là, devo andare qua, 34 ore, mizzica. Sto cercando un nuovo Sperando che ci percorso. sta pure la piscina su sta nave. Ok, siamo scesi. Sto ricalcolando il percorso. Lei calcola sempre. Allora, quanto mancherà per l'esattezza? Vediamo un po'. Ma è vicino. Dai, è vicino, si può fare. Camioncione sta uscendo. Mi dice di passare di qua. Ok, allora, Tenersi a destra e poi ovviamente ho visto il voltare a primo destra. cartello scritto in arabo. Beh, signore, che mi fa? Lotta a durm, cammini, dai. Lo devi passare. Voltare a destra.
Riparte, vai. Bello, si vede ambiente comunque desertico, sabbia, questi palazzi. C'è anche il mare, vabbè, sono comunque vicino al mare. Si riparte, vai, vai, vai. Ho trovato un'altra agenzia del lavoro, ottimo. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Mo gli andavo addosso. Che Andare bello. dritto. Comunque, promoto è tutto riguadagnato, eh. C'è poco da fare. La barca dei ricconi. Saranno le saline qui sulla destra. Credo, per questo tipo di conformazione così saranno le Tenersi a saline. destra e poi voltare a destra. Voltare Usciamo qui, si va a destra. per Damietta. Comunque si arriva dal punto di scarico, ovviamente. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Aspetta, 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 che qua. Voltare a sinistra. Che macchina. Prepararsi a voltare a sinistra. Io mo caccio la freccia, andiamo alla DSV. Ok. Voltare a sinistra. Faccio passare quello con quella macchina perché questa è gente strana qua. Finalmente siamo arrivati. Parcheggio io, ovviamente. Allora. Finalmente siamo arrivati, io levo questo che non mi serve. Sicuramente il parcheggio non sarà di quelli facili. Allora. Una manovra poco ortodossa. Dovrei farcela, proviamo. Proviamo.
Allora. Insomma. Volevo provarci, ma ho stretto troppo. Sono venuto troppo poco di qua. Però la posso riprendere. Io potevo venire dalla parte dietro, a dir la verità, dall'altro lato. Ma che forza ce la fai, eh? Brutto della visuale che gira così è che non vedo gli specchietti dopo. Ok. Ce l'ho fatta! Ce l'abbiamo fatta! Bene, 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 bene. 21.000, livello 14, chissà se ho toccato qualcosa. Va bene, un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Vabbè, ovviamente lungo raggio e applichiamo. Nuova roba. Cosa ci è uscito di bello di nuovo per il man? Tetto, deflettori, bah, niente di che. Va bene, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui da Egitto. Non so, mi ricordo come si chiama. E poi vedremo insieme qualche semirimorchio. E al limite, vediamo se mi sono usciti quegli autisti che cercavo io. Per il resto, io vi ringrazio per aver visto il video. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!